Felice regresso, figli del dubbio gusto. Hai visto che bravi siamo diventati come... Sì, come gemelle Terry e Marghera. L'hai vista la live su Twitch di Take Me Off? Siamo qua per portarvi gli highlights della puntata che abbiamo trasmesso in diretta qualche giorno fa. Vogliamo portare anche per i ragazzi di YouTube gli highlights, quindi seguite le live su Twitch, ma gli highlights e i momenti migliori li potete trovare qua su YouTube. Se questo esperimento sociale ti è piaciuto, metti il like, commenta e condividi con le tue migliori amiche, perché di amici ne abbiamo già abbastanza di quelli vecchi. Io vorrei non avere più amici, ma neanche nemici. Bah. Take Me Out, solo per voi iscritti su YouTube. Vai. Eccolo, è iniziato il programma della vita. Questo programma io l'ho conosciuta grazie a Fedevara. Guardate l'ignoranza. Sì, cedro. Ma sono tutti cedro. Neanche il suo parrucchiere era molto convinto. Cos'è? Ma era Gali. Preparato. Ma non lo so, era Gali che ballava a casa ciò. Ah, no. Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? Johnny Depp, che non hai una personalità tua e devi rubare quella degli altri. Di un film, tra l'altro. Non se divertiamo, no? Cosa? Non lo so, non aprono la bocca quando parlano. Poi ho usato l'attacco al posto del dentifricio, parla così. Sono venuto qui apposta per trovare il vero amore. Beh, meno male che vai in un programma. Beh, ma il vero amore in un programma così sobrio, sono sicuro che lo trovi. Fuori. Cosa hai detto? Vabbè, ma è gigante. Non mi piace vestirmi normale. Non mi piace la luce? Altro non mi piace la luce, le cravatte e le cinture. Mi fidanzo. Vabbè, con chi? Con una bella ragazza come te. Raga, inizia. È tutto qui a inizio. Dimmi che c'ha pubblicità. Speriamo che non ne posso già più. Bene. Oh, raga, no. Non correre. Ma io non sapevo che c'era lei a condurre. Guarda che agile. Adesso cade e si spezza guarda, coefficiente difficoltà 6-8. Lo sapete che lei è fidanzata con quella dei Paradiso? Io piuttosto che fidanzarmi non potevo andare qua anche io? La vincita! E le donne applaudono. Sono veramente fatto dalla me. Questo è un pro Take Me House. E spegnersi. Spegnersi, raga, basta, finita. Spegnersi dentro di loro ogni forma di emozione. Io, invece di fidanzarmi con Federica mille anni fa, dovevo venire a questo programma. A Take Me Off. Ma come si muove? Ma non lo so, il minimo possibile. Sono tutti tamarri tronisti mancati, raga. Ma questa è tutta gente che ha avuto un 2 di picche. Non è vero, sono tutti belli. Che c***o. Quello è un coglione. Sì, vabbè, un paio di co***o li hanno dovuti mettere. Tipo c'è Johnny Depp dipendente dagli antistaminici, quello. Guardalo. Mannaggia il c***o maledetto. No raga, no. No, questo vabbè ma è gigante meno, una lucertola umana. Cos'è? I due affari. Ecco, si è preso i due. Lui è quello veramente di trattati d'affari. Sì. Madonna, questo c'ha un naso che è una canappia. No, Barlo. Chi è quello lì con la giacca gialla? Ce n'è uno piccolo e brutto con la giacca gialla. L'ha messo lì per... Io sono un fotografo. Mio Ma come parla? Moreno. E nella vita Moreno. Formula 1. Marketing abbastanza vincente. Ah, forma di marketing. Qualche sistematica. Più amore uguale energia. Nel senso che se tu nel senso che il mondo collaterale a creare dei cascata. Cascata però. Se ha messo un grafico di fianco. Allora, fissate quest'atomo nella mente. Quando create una cascata di feedback positivi, sì? No, in questo mondo trasversale, che comunque è un universo telecinetico, ma soprattutto crittogrammico, sì? Allora riusciamo a vedere che le equazioni quantistiche. Euro. Stavamo parlando di un universo quantistico e frattale, sì. Dove lui è allo stesso tempo Dio e la merda. Ma quella che è tanto millantata legge d'attuazione. Ma io ho tirato un pugno al Mac. Sì. Raga, mi sono fatto benissimo. Ecco, vedi. Ho tirato un pugno sul Mac. Ecco, McGregor. Ai, che merda. Invece di così non ho scritto cosa. È una bella idea. Tu hai provato a chiedere in autogrill nel frattempo? Provenienza. Parole a caso, le dico anch'io. Parole a caso, le dico anch'io. Grande, lei è una di noi. Quella merda della Katia. Ragazza alta, mora e che si veste da Batman italiano, come me. Tutti i denti a posto e che quando sono... Tutti i denti a posto? Chi c***o prima? Che c***o? Detto scusa, ma anch'io uscivo con una tutti i denti a posto. Scusa, chi è che sei? Con chi è che si è accoppiato? Raga, finisce che ci arrestano. Lui già ride, dice no. Io uscivo con una con la piorrea, però era fredda. Gli mancava solo un paio di denti. Vabbè, qua. Ma quella cosa fai meglio. No? C'entra poi dargli una spalla. Lui ha detto, mamma mia, mamma che bello. Lo sta pensando merda. Anche lui, mamma mia, che bello. Mi provoca che la pozza la Roma, la Roma. Lorenzo, dai, Lorenzo. Dai, sempre. Questa gag era preparata o è solo un Prince Botenica. Lui è principe della fronte. Ma noi lo conosciamo. Credo che sia il principe della fronte. Un giorno sarà re di tutto il cranio. Ma per ora è solo principe della fronte. Noi lo conosciamo un prince. Non è proprio così. E non è neanche tanto Boateng. No. È riuscito ad andare alla Take Me House. Ma non in successo. Esattamente. Poi non pagava l'affitto e l'hanno cacciato. Rimediamo
immediatamente. Ma perché? No, che allora, Raffaello, fermi. Raffaello è un di fianco a Jacopo, lui... che mica è il re dei fregni, è il re anche di freak. Raffaello voleva fare il barbiere da piccolo, l'hanno fatto studiare geometra. Lui ha sviluppato un'ossessione compulsiva e ossessiva verso i corpi morti delle donne. Quindi, come si nota e si evince dal foulard e dalla camicia con le spalline, sì, è vero, c'ha le spalline, o ha le spalle così, cioè proprio scheletriche, che gli sta tipo manichino. No, però doveva essere gigante. Lui è qua perché dice: io posso scartare le donne e poi quelle scartate le prendo per poi appenderle nel mio scantinato. Sì, lui è spaventato. Lui dice: cazzo, questo vuole fare barbiere. Se mi vede che ho i capelli onti e longhi, me li lava e poi me li taglia. Ed è la cosa che meno voglio nella vita: lavarmi e tagliarmi i capelli. Questo è Jacopo. Ah, mentre Raffaello vuole solo seviziare delle donne. Benissimo. Vai. La mia donna ideale deve essere morta. Sono elegante, infatti voglio una donna, sì, non a caso io sono il conte, conte. Che sono elegante sia nei modi che nei vestire, ne è vero? Ne è vero, sì. Magari secondo me è più intelligente di tutti questo. Esatto. Dai. Cos'è che è? È un ballo? È il mio ballo! È il mio ballo! Ma va la faccia! Eh no, devi mandare bacino e spalle. È rimasto. Caldo. È rimasto un botto. Vedrai che un cadavere salta fuori. Ryu. Chi è Ryu? Ah, ma il giapponese si chiama Ryu? Ryu. 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 Ah, oh. Ah, ho capito. Vai a fanculo. Perché non lo so. Perché ti chiami Ryu? Vabbè, ma cosa è successo? Attenzione, che questo è il diretto competitore naturale di Ryu. Ryu, come diretto competitore naturale, a Andrea P. La P puntata sta per proteine, come vedete. Quindi Andrea proteine? Ah, dice Katia. Sì, intimo. Ma come? Un bel ragazzo come te con queste pose e sei stato tradito? E sono qui per riprendere. Ma sai perché ti ha tradito? Perché sei più donna tu della tua amorosa. Sì, probabilmente sì. Ah, tu sei quello? Vengo da Pozzuoli. Un uomo normale, ragazzi. Assolutamente no. Assolutamente. Anche una bella voce, però. No, l'informatore farmaceutico. Male informatore farmaceutico lui fa. Male informatore. Male informatore. Tipo, e dice: senti, la codina è molto buona per il fegato. Guarda, però fa male allo stomaco. La farmacia lì, dici che ti mando io. Io ho il 24%. È un informatore, lui può all'angolo. È un della male strada. Informatore farmaceutico. Fauma. Sì, le siringhe usate fanno no, più male. Però se aspetti 24 ore il bacino dell'ice muore. Magari lo fai, lo scaldi anche un po' sì. col fuoco. Quello è. Però un bravo uomo, secondo me. Beh, sicuramente lui. Riccardo G. Sicuramente cosa sta guardando? Riccardo G ha dei gravi problemi. Perché ha dei teschi alle dita? Vabbè, non voglio saperlo. Eutico. Com'è stato il tuo passato, insomma? Io mi ritrovo nella sua stessa situazione. No. 10 anni di fidanzamento. No. E 4 anni di tradimento. Lui è morto dentro. Mannaggia, cozzo, che sfigato. Minchia, raga. Minchia, c'ha le corna e fa le scintille quando cammina. Ma lui piange anche mentre tutti gli uomini hanno le sopracciglia rifatte, Cristo. Per quello che poi la gente li tradisce. Vedi tu? Riprenderò la mia rivincita. La rivincita cosa vuol dire? Sfreggiare con l'acido la gente? Dov'è Pierpaolo? Satira! Ti mi aspetto da raga Pierpaolo. Purtroppo invece non c'è due senza tre. No, ragazzi, ho però avuto anch'io. Ci amo, l'angolo dei cornuti, ma con amore. Vabbè, ma sei una merda! Con cornuti. Sei una merda. Perché ha più corna di tutti loro messi insieme. Ride di loro ma piange di sé. Bevato, comunque camicetta da 300 euro. Ma questo tipo. Attenzione, c'è la primavera, guardali. Dai, fatelo con le corna. Anche con le ripresi braccia. Da lei, ma tutta quanta andiamo a sentirla? Pierpaolo, signori, Pierpaolo. Aiste vuole morire. Guarda Pier. No, l'ha saltato Pierpaolo. Sono Luca e sono il sosia di Johnny Depp. Il sosia brutto. Il cappello che indossi, c'è un aneddoto su questo. Sì, cappello. Copre la forfora. Sì, questo cappello è stato lanciato dal palco da Johnny Depp. E tu anche hai fatto fosse a botte con tutte le dodicenne che erano lì per prenderlo. Credo bravo. Fosse il cappello di Litt con i capelli attaccati. No, lui ha picchiato a gomitate e capate in mocca tutte le dodicenni da Johnny, che c'era lì per Johnny Depp, per prendersi il cappello originale di Johnny Depp. Raga, in questo momento io tifo solo per i cedri, ve lo dico. Anche solo almeno quelli che parlano meno e chiamano di più. Alfredo! Hai visto che per fare due passi ha corso? Buonasera. Vabbè, ma questo è ragazzi, ha un difetto. È troppo fregno. È brutto. Sì, è un po' di legno perché non riesce tanto a muoversi. Vediamo il cortometraggio. Dai, deve fare la capoeira. Maracaibo? Con la collana che arriva fino alla Wallera. Ma era forza nuova! Sì, ma non è che stia sto gran ballerino, pensavo facesse capoeira. Sì, ma dove? Ma dov'è Jerry Calà? Per
per tutti. Sì, e invece saranno tutti per te. Va bene, Jacopo, vai. Entrare una single lady davanti a voi. Ah, ma single lady. Illuminato. Ah, ma single lady. Quello ha preso il 3,20 mentre pippava, mi sa. La ragazza uscirà dalla scena. Tre round per farsi conoscere. Primo round. La prima impressione. Primo round. Secondo round. Terzo round. Round. Non sa contare. Se alla fine dei tre round una o più luci rimarranno accese, potrete trascorrere con lei un appuntamento romantico. Ma perché? E poi lei vi lascerà. Perché adesso mi vendico. Io dico se mi vai bene o no. Poi io esco con te e tu mi pisci lo stesso. Viva la luce. Marlo! No, l'ha detto. Viva la luce. No, viva la luce. Ah, nel senso, via la luce, che non ti guardo. Sei troppo brutta, ma ti voglio scopare. Quindi buio, non lo so. Senti, già che mi arrivi con sti balletti da latinoamericana. È la prima volta che io vedo. Ma perché non? È Josh Plan quello! Perché non si sloga la caviglia scendendo le scale? Perché arriva dalla scena. Ma anche culone o sbaglio? Beh, culone piacciono. Nella prossima puntata. Barlo Sclera! Il gatto si mangia i cavi dell'internet e salta tutto. Non è che ho capito come va a finire. Anche Abbaia non morde, già scritto. Fada ha un attacco enfisemico. Gli ha detto di non lui! Succa! Lui ha detto! Devi succhiare il c***o! Così, E un sacco di faccette per voi tredicenni teste di m***a. Ma soprattutto non perdetevi le m***iate che verranno fuori. Vi aspettiamo settimana prossima. Team Ryu o Team Conte? Non ci sono altre scelte.